Signore e signori, buonasera. Buonasera. Benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, non siamo in moto. Non è possibile, mi sembrava proprio di essere in moto. Vento fra i capelli? Sì, parecchio. Ciuffo sott'occhio. E cosa si fa oggi qui non in moto? Facciamo l'unboxing di un casco nuovo. Mio. Uno spoiler di questo casco l'avete già avuto nel video Expo a Pontedera con Lorenzo, Michele, Rusted, Premi, eccetera. Si intravede, quindi se volete, linkettino in alto a destra e ve lo andate a vedere. Però tanto tra poco vi si fa vedere, quindi. Non vale la pena andarla a vedere perché io non c'ero, ecco, quindi non guardatevi il video. No, non guardatevi il video. È bellissimo proprio per quel motivo. Prima di cominciare, subito una cosa veloce come fanno i vlogger quelli seri. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete un bel mi piace e lasciate un commento. Ah, così come? Lui mette il dito e io lo rilevo. Vabbè. Quindi, mi raccomando, fatelo, c'è anche tutto il cosino qui sotto, sì, il dito. Basta pigiare, fa tutto assieme. Iscrivetevi, forza, iscrivetevi. Non è il primo unboxing che facciamo. Anche se voi forse non lo sapete perché pochi sono andati a vederlo l'altro video degli unboxing dei Husky e chiudiamo qui il discorso. Ci si era fatti un mazzo tanto per fare quel video. Era quasi a passo zero, cioè. Passo uno. Uno, due. Un po' più di passo zero. Un paio di passi. Si va a fare due passi. Si va a fare due passi. Okay, ah, non abbiamo salutato gli altri nostri amici. Ciao amici! Ciao amici! Che ci facevate là dietro la scatola? Erano nascosti. Cioè voi vedete solo la scatola. Sì, solo la scatola vedono loro. È un pezzettino di qua, se io mi metto così mi viene anche. Prima cosa di grande fiducia che dà questa scatola è che sulla scatola del casco c'è scritto fragile, come potete vedere da tutte le angolazioni. E questo, cominciamo bene. Apriamo la prescatola. Che dentro la scatola c'è? Una scatola. Quindi... Perché... Se avessi a sciupare la scatola, si mette in una scatola. Via la prima scatola. C'è più nulla, via. Tra. Questa è più bellina, Sì, tanto c'è scritto papparapà. Papparapà, come potete leggere qui, papparapà. Si legge bene. Poi, apriamo dell'altro un'altra scatola. E dentro c'è un cartone. C'è un cartone che si piega. Achtung. Allora. Cominciamo prima di casco con gli accessori che vengono regalati da questa marca fantastica di Husky che è HGC. Sono gusti, però a me mi garbano, a lui gli garba, a noi ci garbano. Anche se preferisco la cioccolata. Sono gusti. Dentro la scatolina c'è un adesivo. Un'altra scatolina. C'è un adesivo HGC che però non esce. Perché non esce? Perché no? Un adesivo auto rimanente lì? C'è il baffettino che blocca. Adesivo HGC con custodia. Con adesivi piccini anche. Ah, con adesivini piccinini dietrino! Ah, cominciamo a te. Poi abbiamo l'owner's manual che ti spiega che il casco va messo sulla testa. E ci vogliono una trentina di pagine. Che si legge prima andare a dormire la sera, questo uno fa vedere. Vedi uno le. Subito la prima pagina. Sì, certo. E qui c'è dell'altre lingue, insomma, c'è tutti i libriccini di conseguenza. Tieni i libriccini. Per potersi mettere. Buttalo lì, insieme. No, ma dei nostri amici. Poi, cosa ci abbiamo che non è il casco? Insieme all'ARPA 70 vi danno il pin lock. Che per chi non lo sapesse è una visierina che si mette all'interno della visiera del casco per evitare che suddetta visiera del casco si appanni, altrimenti lui no, a me più che altrimenti muore. Lui, a me tanto mi si appannano gli occhiali, quindi la visierina è... Visierina fra l'altro azzurrata, non so se si vede, vedete? È azzurrata, quindi si scoprirà. Perché ha comprato la versione per maschietti? Sì, se no è rosa. Era arrosata. Vai! E ora c'è la parte bella, ovvero la sacchetta. Pronti con il casco? Nulla casco! C'è un sacchetto. Via con questa scatola. Via la scatola. Ah! Voi, state fermi. Ovviamente ve lo danno nel suo sacchettino, molto bellino. Il sacchettino per il caschino. Pronti? Attenti?
No, facciamolo di Ossi, facciamolo di Ossi, che è più bello, più bello, più bello. Desacchettiamolo, scavicchi ma non apra. Desacchettalo di quale lo so desacchettare. Scavicchi ma non apra, pronti, attenti, via! E voilà! Sobrio ed elegante. Arpa 70 modello Isle of Man. È anche metallizzato, metallescente. Un po' glitteratino, un po'... Ora, guardate che bellezza che è questo casco. Allora, in questo casco ci abbiamo una presa d'aria centrale sopra a due step, chiuso, mezzo aperto, tutto aperto. Ti volevo far notare, ma sono tre. Uno, due. Ah, più quella fermo. Tre step. Fermo, chiuso, mezzo aperto, mezzo chiuso, a seconda se siete ottimisti o pessimisti, tutto aperto. Poi ci abbiamo due prese qua dietro, apri e chiudi dietro il casco con riciclo. Ovviamente ci abbiamo la presa frontale esterna, aperto e chiuso, e come tutti gli ARPA la stessa presa c'è anche internamente, quindi potete tenere aperto fuori ma chiuso dentro, o aperto dentro e chiuso fuori, insomma. Anche aperti tutte e due, aperti tutte e due, eccetera. Poi tra anche la visiera si apre. Chiusura a doppio anello o doppia D, come dicono ora, o doppia D, che sono gli storti, perché anello comincia per D, si sa, d'anello. D'anello, come potete vedere, chiusura a doppio anello, così ci si può andare anche in pista. Ma c'hanno spoiler. Le prese per levare l'imbottitura in caso d'emergenza, uno mette il dito di sotto, tira via e non viene via il casco, ma vengano via le imbottiture per poter salvare quello. Non viene via il casco, ma viene via la testa, volendo. E altra cosina che il Mike Wazowski non ha, perché sia il Mike Wazowski che il Saitta McQueen sono race, non hanno la visierina da sole interna, e questo invece vedere, ce l'ha. Facci vedere, Ah, mamma mia, che roba! Vediamo se si vede. Tra 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 tra. E ora ci sarà da trasferire tutto quello che c'è all'interno del Mike Wazowski, cioè il microfono per fare il motovlog, il microfono e le cuffie e l'attacco dell'interfono per l'interfono, e quindi e la testa di tacchi, e la, se c'entra anche la mia testa, poi si farà entrare. Le uscite posteriori per il ricircolo, grazie, dell'aereo. Le uscite posteriori per il ricircolo dell'aria all'interno del casco. E cosa altro dire? La visiera è bella. Magari il casco è bello. Il casco è molto bello. È abbastanza leggero, cioè, per essere comunque un casco turismo. È leggermente più pesante dell'ARPA 11. Casco turismo dell'isola di Man. Turismo sportivo. Turismo dell'isola di Man. Si sa che uno va all'isola di Man per vedere i panorami e le cose, mica per da gas. A me piace andare all'isola di Man, c'ho l'impermeabile più che il casco. Mm. Però è molto bellino, c'è tutta la mappa dietro dell'isola di Man. Se uno si perde, guarda dietro il casco. Mentre vai, guardi dietro il casco e sai dove sei all'interno dell'isola di Man. Poi c'è simboli della Trinacria, eccetera, eccetera. Ah, perché l'isola di Man è in Sicilia. Isola di Man, quella in Sicilia, sì. L'isola di Man. Ora vi si è fatto vedere così come l'è, tutto piace. E magari nel prossimo video il buon Tacchi lo prova anche così più vi. Così vi può raccontare come ci si sta dentro, come si sente il fruscio fuori, come è comodo, come è scomodo, perché lui l'ha comprato, poi non si sa mia se poi dopo gli garba. Vediamo! Ti garba? Ti assicuro? Madonna, come si va veloce! Sì, così di più.
Ancora più veloce! Questa è un'ossinea mia, vero? No, questo rimane. Andrà a posto. Perché così ti ricordi che casco è mentre vai. Quindi a questo punto, dal boh è tutto. E noi vi si saluta di brutto. Buona!